Giovanni Paolo II ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa attraverso il suo instancabile lavoro pastorale, le sue inesauribili capacità comunicative e il suo entusiasmo per i giovani. L'arcivescovo di Barcellona, il cardinale Luis Martínez Sistac, ricorda la figura di questo Papa che presto sarà dichiarato beato. Stiamo vivendo con grandissima gioia la prossima beatificazione di Giovanni Paolo II. La sua vita, il suo lungo ministero, il suo pontificato come successore di Pietro, come dolce Cristo in terra, per dirla con Santa Caterina da Siena, sono stati un dono di Dio. Giovanni Paolo II ha realmente segnato la vita di moltissime persone ed istituzioni della Chiesa. Il cardinale Sistac parla quindi dell'eredità lasciata da Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II è stato molto presente nel mio episcopato come vescovo ausiliare di Barcellona, fino a che non mi ha nominato arcivescovo di Barcellona. Ma ha segnato la Chiesa ed ha segnato il mondo, la società, la gioventù. Papa Giovanni Paolo II è stato presente, è entrato nel cuore di moltissime persone e in maniera speciale dei giovani. Papa Wojtyła si è fatto amico della gente, con sincerità. Faccio due esempi. Le giornate mondiali della gioventù, quando milioni di giovani si stringevano attorno a lui, l'avevano vicino, e quando il Papa cominciava ad invecchiare erano ancora più stretti a lui, lo cercavano ancora di più. E la sua morte, che è stato un fenomeno mediatico enorme. L'ho potuto constatare di persona perché ero a Roma. Migliaia e migliaia di persone, file di 60 metri, 12 ore di attesa per riuscire ad avvicinarsi e venerare la sua salma adagiata nella Basilica di San Pietro. Papa Wojtyła continuerà però a sopravvivere nella memoria delle persone. Giovanni Paolo II ci ha lasciato un'eredità che non potremo mai dimenticare e dobbiamo essere ancora più grati adesso che possiamo chiedere in tutta sicurezza la sua intercessione presso il nostro Signore.